Hey, it's me, Goku. Oh no, è Goku. Oh no, è Goku. Oh Hanna. Oh no. What the fuck? It's Goku. It's fucking Goku. What the? No. Oh no, no. He's right on the. Hey, it's him. It's Goku. È lui. Goku. Goku, sì, si vede, voglio dire, è lì. Signori, è ospite speciale Goku. Goku su Sbirro, no, purtroppo non sa imitare. Abitanti della terra, datemi la vostra sbrugna. Non mi danno la sbrugna, mi dispiace. Goku su Sbirro, finalmente. Goku su Sbirro. Tra l'altro siamo invertiti perché sembra che io sia di XK, sì, e tu fede 60. Ma va benissimo. Io ho un pezzo di 5 minuti. Cosa? Ma abbiamo un altro ospite in arrivo, ragazzi. Oh, non no. Avete idea di chi è? No, no, no. Il cloud di Mig è incredibile. Io spero che sia da un anime che non sia Mid. Lo spero. Mi dispiace, Fede. Mi dispiace davvero tanto. Guarda, è bella iniziata. Sì, intanto andate al cazzo di game e fate iniziamo, beh, certo. No, beh, certo, noi non siamo mica qui a guardare il set, giustamente. Kawurabashi contro Razer, e Kawurabashi ha appena preso una lead abbastanza, allora, decente. Non è un buon matchup per Yoshi. Assolutamente no. Guarda, secondo me non è scontato, perché non è scontato. Roy deve avvicinarsi. Il problema è che non ha modo di contestare. Però il problema è che se Roy si avvicina, perdi. Quindi in realtà è sempre una cosa. Aiaiaia, aveva il setup con l'overhead. Roy si deve. No, è fatto cazzare. Roy si deve avvicinare. Il problema di Roy è che Roy è un po'. Ti avevo detto che non doveva essere mid. Porca puttana. Ti avevo avvisato. Che sarei sentito deluso. Vabbè, c'è che dire. No, è bellissimo. Che palo, le fuoche stare tu. Niente. Ah, sopra. Climax Goku Razer Vegeta. Va bene. Che cosa non si fa per un paio di chiusi? Torniamo al match. Perry rischioso, ma la. È sempre bellissimo essere flashati da quella roba lì. Assolutamente, oh, sì, vabbè, penso che sia per quello che lo tenga. Comunque Climax lo sta un po' maciullando, però quella roba lì non capisco, vero, con te Auto Shield è probabilmente l'opzione migliore. Però frame 6 proprio più 10 dello Shield Drop, qua sembra velocissimo. Infatti è assurdo. Ok, neutral beam. Sì, da un B out of shield. Mi sa che se non avesse preso. Mamma mia! Sa che se non avesse preso l'uovo, arriva morto. Il sex. Sex kick. No, perché c'è un. Calcio del sesso? Rufy. Non lo so. Rufy. Se ne sta occupando Miga, sta facendo un ottimo lavoro. No. Miga già al lavoro per setuffare il prossimo gioco a tema anime. È vero. Oh, è arrivato. Aiaiaia, sa tutto. Tra l'altro. Sono messo a posta nella grafica, è bellissimo. Però mettetene una caresa, ragazzi. Ma sto mettendo. Oh, mamma mia. Ma mica è di Climax, Rufy. Ma no, ma metti Naruto, così fa la sfida. Ma no? Vai a cacare. Dei due anime più brutti di sempre. No, non si dice. Ma che continua a mettere pressione. Goofy S trasformazione. Questo sito di cose. Vediamo. Signori, stanno venendo sputate, hitbox enormi e opinioni di merda. Sta a voi vedere dove sto. Il Bekir di Yoshi è abbastanza bastardo. È anche un ottimo, un ottimo per, mettere, per mantenere. Ci siamo persi il follow up perché ci siamo beccati il flash. Dello screensaver di Eric ha pesciato fuori da quella roba e ha fatto flash. Vabbè, shout out, incredibile. Perché non dovrebbe. Sì. Arriva e trova una buona fede. 160% e ancora sta vivendo. Non so come faccia. L'ha interrotto. Autovizzando. Cosa fa l'avversario? Scuda? Scuda prima o poi. Ora bisogna capire cosa può fare. Ma ragazzi, questo ragazzo vuole il torneo. L'ha squagliato. Questo ragazzo vuole il torneo. Assolutamente sì. Rolla dentro ma lo butta fuori. Ok. Oh ragazzi, ma. Oh no, è il tizio di Hunter Hunter. È Leorio. No, se le va. A me basta che aggiornate lo score, però basta. Non riesco a capire se sta laggando l'overlay o semplicemente è troppo figo. Ha vinto Climax.
No, adesso sta andando. No, ok, penso che stia leggendo genuinamente laggandolo per lei. Non so se sono bisogna onestamente capire. No, è Cobra Baci. Cobra Baci. Che cosa volevo dire io? Molto molto strane come dice Rossi. Mettila dentro. Comunque c'è Cobra Baci. Sarebbe stato allora, sarebbe stato un buon hit, ma l'armor di Yoshi l'ha salvato. Brutta situazione per Yoshi. Jump back air, lo hit ogni volta. Che ha speso il salto e riesce a rientrare, ma non era una buona situazione. Questa side B tirata perché aveva voglia, immagino. Diciamo che no, niente. Diciamo che qua Razer deve prendere controllo del pace della partita e deve. Ha sfidato un role player a masciare. Ovviamente vince il role player. No, raga, ma quella roba lì ha i bordi strani, non è HD. Cazzi, onestamente. No. Onestamente non doveva nemmeno essere lì. Mamma mia! È andato molto deep. Cioè, poi c'è il down B con la neutral. Forse avrebbe potuto concatenare con una per. Però non niente sì. Ha beccato lo spaghettino. A volte capo. Spaghetti western. Aia grab. Bella grab. Cerca la fair. Non pecca. Non era facile da teccare. Non era facile. Sì, assolutamente. Oh, wow. Aspetta pazientemente lo shield drop per l'altro. Che cosa cazzo sta facendo? Prova a tempare, non so. In realtà magari non pensava arrivasse fino a ieri. Si aspettava tipo Fox che... Sì, ci sta. No, Xbox non viene. No, ma c'è un Xbox grande, l'Atmos di Yoshi. No, secondo me è proprio grande. È l'Aptit che fa cacare, che non prende da... Assolutamente sì. Buona cerca. Probabilmente aveva letto anche quel backer, ma si è gestita molto bene, Razer. Firk ha preso non so esattamente di cosa. Aia. Counter, mamma mia. Aia. Forse non ha aspettato bene la B, ma non è. Si conclude. No, anche se non si aspettava saltasse. Non si aspettava arrivasse sul ledge. Aiuto. È uno squalo, gli sta sotto, aspetta la nozione e reagisce istantaneamente a sud. E nel frattempo c'è un climax che si è ripreso esattamente tutto. No, vabbè. Mi hai evitato. Non è possibile. Io non so come cazzo fa. Ma che se lo porta. Come cazzo fa? Come fa? Arriva questo? un'altra ottima. Che arriva finalmente la spike, poteva forse Carla pure. Carla, no, probabilmente non si sente l'audio del gioco. Come non si sente l'audio del gioco? Che cazzo vuol dire? Ha fatto Nair Becker molto molto solido. Ragazzi, ma chi serviva delle cuffie? No. Ah. No, non quelle, erano. Aiuto! No, però ritorna. Non c'è nessun problema per lui. Era il problema di Deep. Ok, cerca di nuovo di continuare il tech chase, non ci riesce. Ah, Yoshi è pericolosamente anche in presenza. Ah, te lo dico io cosa è successo. No, ha ripreso andare. Ok, il re. Stiamo... intanto 2-0 per Erika adesso. Prontissimo, sono settimane che... Facciamo tornini con Guido e gli altri e poi Erico ormai si è messo anche un po' a streamare e così sta giocando un sacco, ora è più in forma di sempre. Fanno così. In realtà quando anche con Granincia prima lui partiva fortissimo, proprio piano riuscivi sempre a risalire, c'eri sempre lì, ma te l'ha crashata. Però comunque era fattibilissimo, era fighissimo, era proprio bella la partita. Vediamo, restano comunque con i loro due personaggi. Bisogna vedere la cosa che fa. Roy Yoshi, potenziale ultimo game. Eccolo. Porca puttana, in mezzo ai coglioni. Eh? 2-0 per tra l'altro cambia lo score Mig. Si cambia da è 2-0, no? 2-0. 2-0. Tanto prenderlo 75-90 stanno prende perché c'è lo split audio. Questo mi sa che non è andato, ancora il secondo salto. Wow.
Ok, bisogna entrambi i giocatori stanno concentriamoci sul set. Probabilmente il primo audio è perché c'è lo splitter audio alla Twitch. Non so perché probabile sì. Qualcosa ucciso con un nero. Entrambi i giocatori stanno andando l'uno per la giugulare dell'altro. Ed è effettivamente così che bisogna giocare i propri personaggi. Questa era una brutta situazione per Climax. O per Yaba, o era Shield Break, o era morte. Non c'è un in between. Ha fatto DP on Wake Up. Quello davvero una DP. Era però io uno shot? Non ho un proiettile. Penso che il suo dash sia un proiettile. No, non lo è. Bella Nair. Okay, si aspettava che si aspettasse basso, ma non. Ovviamente Climax si è dimostrato un po' più saggio di così. Comunque che sfida di Draga. Va bene Razer a tentare di continuare a tenerlo, a tenere Climax lontano utilizzando le uova alla cock. Uova into dash, attacca morto di Dair. Ammazza la Dair, ma la Dair manda in verticale. Uccide. Sì, è vero, manda completamente su. Climax non si fa. Arriva la spy bomb, mia bella, ride da. Non c'è tentativo di Razer che vada in porto perché Climax semplicemente non si fa beccare all'accare. Ok, riparte il trenino. Potrebbe essere finita, non lo è. Ok, 44% pari per entrambi. Bisogna vedere. Ok, Bel-Air dodge, si ritrova esattamente al punto preciso per ricominciare la sua offensiva. Ok, c'è Climax che sta seguendo Razer come un'ombra, non gli sta dando assolutamente nessuno spazio per respirare. Cross up sullo scudo, sfortunatamente Razer manca il suo punish. 160% Razer ha una chance e deve prenderla. Lì aveva rotto. Se non prende questa chance, è finita. Up smash che manca. Oh no! Si aspettava il cross up. Su quella Dair è stato salvato dalla super armor di Goku. Quello avrebbe fatto male. Cazzo, sì. Sulla punta della. E tra l'altro. Fun fact, gliel'aveva rotta l'armor quella. Cosa? Beh sì, ha raggiunto una certa percentuale e comincia a non funzionare più quella roba. No, in realtà funziona sempre con l'arma. Ah. Solo che quando la rompi non è che ti prendi l'attacco pieno. Ti prendi l'attacco meno la super armor. Quindi si è presa la sprangata nei denti. Però il knockback l'ha ridotto dalla subtractive armor. Ci sta. Adesso andiamo su Town and City. Lo stage dormina non per colpa dello stage, ma per colpa della soundtrack. Ok, Razer pare aver capito il segreto del neutral di Eric. Vedo che effettivamente sta facendo molta meno fatica ad entrare, ma è anche vero che Roy semplicemente entra e ti fa il 40% di danno, quindi bisogna vedere che cosa combinerà. Air dodge non punita da parte di Climax. Quanto fa? Va bene. Sono due hit la tomba. Ok. Nair out of shield probabilmente. Oh, è il gioco. Bel lancio dell'uovo. Il set play. Uovo testa. I am the Eggman, that's what I am. Attenzione, aveva l'opzione di occhi giusta, ma sfortunatamente non ha avuto le mani e il tempismo per eseguirla. Ha tirato un S-Smash. Si sta mostrando un attimino troppo impaziente e forse disperato Climax a tentare di uccidere Razer. Probabilmente si sta sentendo molto questo disadvantage. Diciamo che con la. Oh, mamma mia, brutto whiff! Razer non si sta facendo beccare in nessuna maniera. Non lo cogli con le mani nel sacco. Non muore! Non muore ancora! 170! È un tocco di merda. Ok. Attenzione, DP! Ed è ancora vivo!
Sì, era completamente stallata, era ancora. Attenzione! Aia, c'è il, però c'è il Perry qua. Ottimo, Perry solo perché ancora. È al 200! È al 200, qualcuno uccide. Qualcuno estingua sto dinosauro, vi prego. Ok? Può uccidere, può togliergli anche questa seconda stock, se proprio vuole. È davvero. No, no, è ancora vivo, ancora vivo. Vince per la rage, non ironicamente. Da un tilt. Adesso lo uccide col genio. Ok, di nuovo. Ok, sta aspettando. Wow. No, ci ha provato una volta e è abbastata. Ironicamente, se faceva counter qua avrebbe funzionato. Come fa Razer ad essere ancora un cazzo? Ma perché Yoshi è bastato da ammazzare? Saranno svegliati ora. Yoshi sarà pure un dinosauro, ma per qualche motivo non si estingue mai. Mamma mia, quasi. Quell'esmash quasi. Questione di millimetri. Ok. Tirato un nair su scudo un po' bizzarro, ma è stato punito sfortunatamente. Ok, allora, adesso parte il trenino. Il treno del clima, che cosa sta facendo? Reverse Nestor B di Yoshi è un interessante movement option. Assolutamente sì. Beh, io ti ho fatto il 1100, pazzo. Ok, bisogna vedere. Si è mangiato la super armor. Ok, adesso bisogna vedere. Climax ha di nuovo riacquisito un advantage ben definito. Bisogna vedere se Razer glielo continuerà a lasciar fare o semplicemente dirà no, senti, vaffanculo, mamma ha detto che tocca a me giocare. C'è più o meno un 50% di differenza, questa era brutta. Brutto atterraggio. Cazzo, è vero! Oh, no! Spike però! Ah, però ha preso la... Oh, è un'altra Spike! È ora Spike in tua pair! C'è un grande rischio di reverse trio per la seconda, anzi forse terza volta. Signore, questo è il mese dei comeback. E comeback di Toe Smash, comeback di Soul Calibur Red, comeback in tutti questi set. Perché porca puttana, non riesco a pensare ad un match che abbia commentato che non sia finito in un secco 3-2. E penso l'unica differenza sia stato Climax contro Oshawott, sì, assolutamente. Ho cacca dura per 60. Mi shaccio, bitch. Sono così tanto io. Non l'ho commentato io però. Idioto. Vediamo se riusciremo a vedere un reverse trio quasi, che era quasi riuscito a cacca dura qui accanto il banjo. E comunque siamo pari. Anyway, si ritorna al match. Parte molto 20%, 39%, 50%. Climax che Climax arriva. Può giocare solo lui. Hai show speed. Ha tirato fuori il caso. Hai show meat. No. Inteso. Verdura marcita. No, fisano. C'è una bruttissima implicazione in quello che hai detto, però insomma. No, non ho detto la parola con la E adesso dico la parola con la N. Napoletano. Aspetta. Napoletano. Dopo essersi preso 20.000 colpi all'inizio, Razer ha ripreso il match. Ma sì, funziona sempre così. Ottima DI. Spettacolare, era. Ma io tanto così da là. 4 volte che non esplode. Non ha punito l'up smash perché non si aspettava un up smash. Yes, no, ragazzi. Ok, si aspettava. Yoshi build differente. Yoshi letteralmente buildato differente. Yoshi è 20 anni che carria Mario, così se riesce a carriare Mario può carriare qualsiasi giocatore. 160% ancora si rifiuta a non morire. Quest'uomo dice no alla morte. Andato? Non fa up throw, mi chiedo se up throw uccida, ma mi sa di no. No, quel pescatore no. Yoshi è un tocco di mattone. Perdeva soltanto il lato. Yoshi effettivamente costruito come una casa vicina. Ma mi deve aver sentito perché c'è. No, Eric. Ok, letteralmente entrambi a... Che cosa era questo? Smash? Ok, tenta il set upino, tenta il set play. Il grab perché... mancata, non punita. Bella! Ok, la stellina. No, DP, oh, wake up! Wake up, DP, baby! Allora, qua... Strike back, go insane, get them out of the way! E il cosinero! E il cosinero! Up smash! Ma che cazzo fa? Ma che fa? Ma cosa combina Razer? No!
mezza tra è in shambles. È a un momento ma senza senso, ragazzi. Il vero. Sta brancolando nel buio. Vabbè. Ma che hai oltre, ragazzi? DP on wake up. Beh, DP in disadvantage stavolta, però guarda. Arriva il piedino. Niente, Luca. Vediamo se Reza finalmente ha fanculo napolitano. Climax ha perso la prima stock e questo sì che è per le persone. Io ti aspettiamo a Sarzani. Forza, Sarzani. Ti giampiamo. Ecco. Adesso ma lo vedi ma che cazzo fa, mamma mia, counter ragazzi, sta ragazza counter fallo il terzo. Ho creduto ci corresse dentro, onestamente. No, ma se ci correva dentro l'ultimo sito sta divertendo, signori. Posso tappare il grande Fanny? Ok, va bene, se la sto prendendo un po' troppo comoda. Lo vuole trollare, ragazzi. Vuole se tappare il grande Fanny. Il Fanny atomico. Il Fanny titanico. Spike, no, niente. Spike. Ma aspettando pazientemente. Ha aspettato troppo pazientemente. Visto qua, a cosa abbia pigliato non lo so. Si è mangiato l'uovo? Non si è mangiato pure il... Effettivamente si è mangiato il jabber. Attenzione! Mamma mia. Ha pulito molto poco, molto leggero. Fin troppo leggero. Non so se arrivava in tempo, Capare, ma a me non dash attack, magari avrebbe ucciso. Anche se in realtà è anche se in realtà è concesa le specie di Yoshi. E vince Climax. Dritto giù nel topo Rio.